appassionato di disegno? Sì, che io ricordi fin da quando ero piccolino. Come reagivano i suoi genitori e amici quando mostrava loro i suoi disegni? I miei amici non si sono mai interessati, almeno gli amici quelli proprio di vecchissima data non si sono mai interessati a quello che facevo, quindi loro non reagivano proprio. E i miei genitori, non ci parlavo tantissimo da ragazzo, quando poi sono diventato grande erano abbastanza contenti che mi fossi trovato un mestiere, quindi bene direi. Dove prende l'ispirazione per i suoi disegni? Quello è un mistero. In teoria ovunque, di solito dalle cose che mi accadono è difficile che io inventi proprio storie di fantasia, completamente di fantasia, spesso hanno esperienze reali alle spalle. Come funziona il processo di illustrazione di un graphic novel? È l'equivalente della scrittura, io non è che illustro una storia, io quando disegno un fumetto tratto le parole e i disegni allo stesso modo, quindi come vengono le frasi, come viene la storia, vengono anche i disegni. Come è avvenuto il passaggio dal mondo dei fumetti a quello della cinematografia? È avvenuto per caso, in un momento in cui non mi venivano storie buone e quindi non riuscivo più a lavorare, mi è stato offerto di dirigere un film e siccome era una passione che avevo da sempre ho accettato. Quest'anno per la prima volta un graphic novel ha concorso al premio Strega. Come si sente ad essere il primo fumettista tra i 12 concorrenti? Come mi sentivo prima di andare nel concorso, cioè mi ha fatto piacere, se è un indice di buona riuscita del libro va bene. Che consigli darebbe a un giovane aspirante fumettista? Di fare tantissimo esercizio, tantissimo disegno dal vero e cercare di vedere le cose fuori da sé, non stare tanto lì nella stanzetta chiuso a pensare. Quando disegna, la musica di sottofondo o preferisci disegnare in silenzio? Disegno ascoltando radio dove parlano, tipo Radio 24 dove parlano di economia e non capisco niente. La musica è difficile. Grazie.